E dunque, come promesso, ci mettiamo all'ascolto di Papa Francesco che ieri ha pronunciato l'Angelus nella prima domenica di Quaresima. Lo ricordiamo, questa settimana gli impegni pubblici del Papa sono sospesi perché insieme alla Curia Romana sono iniziati gli esercizi spirituali di questo tempo forte in preparazione alla Pasqua. Quindi, in ragione di questi impegni, il Papa non terrà neanche l'udienza generale di mercoledì. Ecco, lo abbiamo ripetuto a beneficio anche dei nostri ascoltatori che magari mercoledì non troveranno l'udienza del Papa, ma un Just Today in versione normale, come siamo abituati a fare nel corso delle altre giornate. Allora vogliamo ascoltare qualche breve passaggio del discorso del Papa pronunciato ieri all'Angelus. Nel deserto, aggiunge il Vangelo odierno, Cristo stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Bestie selvatiche e angeli erano la sua compagnia, ma in un senso simbolico sono anche la nostra compagnia. Quando entriamo nel deserto interiore, infatti, possiamo incontrarvi bestie selvatici e angeli. Bestie selvatiche, in che senso? Nella vita spirituale possiamo pensarle come le passioni disordinate che dividono il cuore, tentando di possedere il cuore. Ci suggestionano, sembrano seducenti, ma se non stiamo attenti rischiano di sbranarci. Possiamo dare dei nomi a queste bestie dell'anima, i vari vizi, la bramosia della ricchezza che imprigiona nel calcolo e nella insoddisfazione, la vanità del piacere che condanna all'inquietudine e alla solitudine, e ancora anche l'avidità della fama che genera insicurezza e un continuo bisogno di conforme e di protagonismo. È interessante non dimenticare queste cose che incontriamo, possiamo incontrare dentro. Bramosia, vanità e avidità. Sono come bestie selvatiche e come tali vanno ammansite e combattute, altrimenti ci divorano la libertà. E la Quaresima ci aiuta a entrare nel deserto interiore per correggere queste cose. E poi nel deserto c'erano gli angeli. Essi sono i messaggeri di Dio che aiutano, ci fanno del bene. Infatti la loro caratteristica, secondo il Vangelo, è il servizio, esattamente al contrario del possesso, tipico delle passioni. Servizio contro possesso. Gli spiriti angelici richiamano invece i pensieri e i sentimenti buoni suggeriti dallo Spirito Santo, mentre le tentazioni ci dilaniano. Le buone ispirazioni divine ci unificano e ci fanno entrare nella armonia. Acquietano il cuore, infondono il gusto di Cristo, infondono il sapore del cielo. E per cogliere l'ispirazione di Dio e capire bene ci vuole entrare nel silenzio e la preghiera. E la Quaresima è tempo di fare questo. Andiamo avanti. Anzitutto possiamo domandarci, primo, quali sono le passioni disordinate, le bestie selvatiche che si agitano nel mio cuore? Secondo, permettere alla voce di Dio di parlarmi al cuore e custodirlo nel bene. Sto pensando di ritirarmi un po' nel deserto o cerco di dedicare nella giornata qualche spazio per ripensare questo.
qualche spazio durante la giornata per pensare, ripensare, riflettere e soprattutto pregare. Sempre molto edificanti le parole di Papa Francesco. Allora Paola, a proposito di iniziative legate alla Quaresima, questa mattina vogliamo parlarne di una particolarmente significativa e anche direi al passo con i tempi, perché siamo collegati con l'amico Vincenzo Corrado dell'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Vincenzo ne è il direttore, saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno Vincenzo, buongiorno. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti voi. Ecco, dicevamo, vogliamo parlare di questa bella iniziativa che i social della Conferenza Episcopale Italiana hanno iniziato appunto in questa Quaresima, già dal mercoledì delle ceneri e poi proseguirà con le varie domeniche che compongono questo tempo in preparazione alla Pasqua. Sono delle vignette che ci aiutano ad entrare ancora di più e stiamo vedendo qualcuna grazie al supporto della regia, che ci aiutano ecco, ad entrare ancora di più nello spirito di questo tempo forte. Vincenzo, allora vuoi raccontarci un po' il senso di questa iniziativa così interessante? Abbiamo pensato quest'anno insieme al Servizio per l'Apostolato Biblico di cercare di tradurre, di provare a tradurre la parola di Dio, quindi gli input della parola attraverso le nuove forme di linguaggio. E quindi abbiamo trovato un'ottima coniugazione attraverso questi disegni preparati da Mariella Matera che traducono un po' alcune riflessioni, alcune suggestioni che prendono vita dal Vangelo della Domenica. Il percorso è iniziato con il mercoledì delle ceneri e cerchiamo di accompagnare quanti si accostano ai social media della CEI con delle suggestioni, delle provocazioni, delle chiamate proprio a riflettere intorno al nocciolo essenziale del Vangelo della Domenica. Ecco, sono immagino delle vignette, non so se è proprio il termine esatto, sì, vero. Ecco, esatto per definirle, però appunto delle indicazioni fumettate che in qualche modo ecco, riprendono appunto il Vangelo, vengono pubblicate il lunedì, giusto il giorno dopo il giorno precedente, Vincenzo? No, vengono pubblicate. Vengono pubblicate la domenica mattina. Benissimo. E quindi accompagnano quanti si accostano ai social media della CEI nella giornata della domenica e tengono vivo poi il Vangelo per la settimana successiva. Quindi per riflettere appunto su quel tema si riflette per tutta la settimana. Mi citavi chi è Mariella Matera, ha creato queste sì. Opere? Sì, è una illustratrice creativa, lei si definisce così, in arte a Lumera, è una ragazza che vive in una regione contigua alla nostra, in Calabria, anche io sono pugliese quindi chiamo la nostra regione, vive in Calabria, ha questa grande capacità di tradurre con queste illustrazioni molto vivaci, molto fresche, l'intensità del Vangelo e lo spunto è proprio quello di coniugare parola e immagine in un'ottima sintesi, crediamo, con delle suggestioni che sostengono la riflessione. E tra l'altro questi sono anche, le stiamo anche rivedendo qui in maniera specifica il Vangelo del mercoledì delle ceneri, appunto, convertitevi e credete nel Vangelo. Sono anche dei nuovi modi di comunicazione che in qualche maniera tentano di avvicinare questo percorso della Quaresima che può sembrare ecco, austero, ma noi l'abbiamo anche visto nel corso della settimana con i nostri ospiti, è davvero un motivo per in qualche maniera imparare a cambiare strada, prendo spunto anche da quello che è scritto nella vignetta, un modo nuovo potremmo dire anche di vivere la Quaresima. Sì, perché noi siamo abituati a pensare la Quaresima semplicemente con la nota tra virgolette negativa, con una nota di austerità, invece non dobbiamo dimenticare che il Vangelo è innanzitutto e soprattutto e prima di tutto un annuncio di gioia,
Quindi trovare un modo per tradurre questa gioia del Vangelo anche attraverso delle creazioni nuove che possono destare l'attenzione, possono stupire. Però se manca lo stupore, che è il sale quotidiano che dà il senso e il valore aggiunto a ciò che noi facciamo, perdiamo un po' la bussola anche per orientarci nella gioia del Vangelo. E in questo tempo di Quaresima che ci proietta verso la Pasqua, verso la Resurrezione, non dobbiamo contrabbandare o camuffare la nostra austerità privandola della dimensione gioiosa del Vangelo. Allora ricordiamolo, visto che siamo in conclusione, ogni domenica mattina sui social della Conferenza Episcopale Italiana, la pagina Facebook nello specifico, non ricordo se avete anche un account Instagram in questo momento. Abbiamo anche account Instagram. Ok, mi sfuggiva in questo momento. Dunque su tutti i social della CEI sarà possibile in qualche maniera avere questa piccola lezio, chiamiamola così, in parole e immagini del Vangelo attraverso queste opere illustrate che accompagnano poi lungo tutta la settimana. È un'iniziativa che poi speriamo, Vincenzo, proseguirà anche con diciamo gli altri tempi liturgici non solo forti. Vedremo. Sì, per noi è un test. L'obiettivo è quello di tradurlo in una continuità temporale e associarlo poi al portale che noi dedichiamo alla scrittura, bibbiaedu.it, e quindi cercare di fare una sintesi di tutto. Benissimo, grazie Vincenzo, grazie di cuore per essere stato con noi e ci risentiamo presto, a presto. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Buona Quaresima, nonché buona settimana al collega Vincenzo Corrado. E allora, noi adesso ci fermiamo, torniamo in pubblicità e poi di nuovo insieme a proposito di parole, quelle che vanno dritte al cuore di Don Francesco Armenti.